Un'altra sconfitta da Iolin, tra l'altro pesa anche il fatto che gli Atletico Raffa hanno vinto. Olè. Quindi adesso siete ultimi in classifica. Vai, obiettivo raggiunto. Siamo i primi partendo dal basso, ragazzi. È tutto un complotto. Beh, è tutto un complotto. Ovvio. Ma voi... Come... Noi facciamo parte del complotto. Vabbè. È un dico, ma la prestazione è vero che oggi avete gli Elfish davanti, no, una squadra molto forte. Oggi shocking, sono stati scioccanti. Quindi diciamo oggi non potevate fare di meglio. Però no. la prossima avete i Low Hacker. Magari ce li mangiamo. Sì. Magari direi io. Però. Salutiamo Pucci. Magari non è detta l'ultima parola, nessuno aveva detto che gli Atletico Raffa vincessero contro gli Empire FC. Vabbè, ma come magari, magari voi. Io avevo un articolo lungo. No, cambiamento no, organico. Raga. No, io oggi ho giocato bene. Quindi tipo ciao. Boh, vabbè. Tipo, un gol glielo facciamo, poi si vede. Esatto, basta un fate gol. Fate gol, però non basta per vincere. Come disse il filosofo Davide Mariolo, tre punti semplici la prossima volta. Occhio a quello che dici, Puma. Occhio a quello che dici. Vabbè, lo sanno che è zero punti semplici. Zero punti semplici. La prestazione però migliora sì. Rispetto sì, migliora, ma non vinciamo poco. Poco alla volta, ma migliora. Invece qualcuno da salvare oggi? Io mi salvo sempre. A tutti, penso. Annitto anche oggi Manfredi, la marca. Anche Buccheri. Buccheri si salva sempre. Adesso mi viene in campo da scusa un attimo. Da comunque problemi tecnici del campo. In difesa la marca. Tenuto bene gli attaccanti, soprattutto l'ultimo attaccante. L'attaccante. Che è vabbè. Gli avversari come sono sembrati? Sono una bella squadra, vero? Sono bellissima squadra. Okay. Gigante pure superiori. Sono 7 metri ciascuno, quindi. Però comunque. Vabbè, ci accontentiamo. Sì. Ok ragazzi, allora ci vediamo bene. Dico prossimo. La vittoria con i Low Hacker a Bucchieri. Sempre io. Sempre. Va bene, ciao ragazzi, ciao. Gran bella vittoria degli Elfish senza problemi contro Iolin. Era diciamo nel pronostico vincere, che voi dovete vincere. Come dici? Alla fine abbiamo combattuto, purtroppo siamo, mi sono fatto ammonire. Beh, ma cosa? La tua ammonizione allora macchia diciamo questa vittoria? Però alla fine abbiamo avuto due triplette, abbiamo avuto poi lo scarto di 5 gol, perciò ci siamo ripresi. Koshilovo, la tua... dov'è? Oh, qua. Koshilovo, la classifica capocannonieri, diciamo, è quasi tua o no? Aspettiamo qualche altra partita. Ancora è può segnare ancora di più. Poi abbiamo un nuovo acquisto, Todaro! Com'è andata? A San Cipirello, tutto a poco. Il giocatore più alto dell'Inter School, forse. Più alto di me. Forse. Bisogna vedere. In un'azione ha avuto... C'è solamente il sciofolo della serie Sao, forse un po' più attivo. Comunque, buon acquisto. Prossimo turno Sbalancos, che sono in emergenza, mancherà il portiere. Come? Hanno una squalifica importante. Sì, e manca Mineo, quindi diciamo già in tutto in discesa per il prossimo turno per voi. Farcela. Poi ci abbiamo una IF Deportivo Aperitivo di seguito. Ed è solo quelle le partite quindi che non dobbiamo perdere punti per la strada. Infatti, anzi dobbiamo acquistare con triplette e cose come... Classifica credo che rimarrete quarto posto. Mi sa di a sì. A meno che lo ha, dai, lo ha, che dai, Deportivo, ho capito. È difficile, ci speriamo sempre. Finora l'unico passo falso che avete avuto è stata la prima giornata, no? Sì, non ci conoscevamo. Ma più che altro per far fare punti agli altri, perché se no mi piace, cioè, bisogna fare storia. Pagano migliore in campo, ha detto la squadra. Pagano migliore in campo? La difesa, sì, tutto. Certo. Non parla lui però, non dice niente. Sta mangiando, giustamente, con la bocca piena non si può. Cosi ha fatto tripletta, nonostante l'infortunio. È stata vana una tripletta data la munizione, vabbè. È invidioso perché ha un gol e non segna mai, mischi. Vabbè. Avrà modo di rifarsi. Venerdì prossimo ci mancherà il capitano. Ah, capitano, non ci sei. Non mi dice ora, capitano. Il capitano, il prossimo capitano sarà Di Vincenzo. Di Vincenzo. Come da ultimo. Stanno buttando fuori, si capisce. Vabbè. Ok ragazzi, allora in bocca al lupo per la prossima partita, ci vediamo venerdì. Senza il vostro capitano. Senza. Speriamo bene, ciao. Ciao ragazzi, ciao.